Rieccoci per la seconda parte di NFL Betting Room. Siamo sempre con Morfeo. Ciao caro. Salve a tutti, ciao Guru, sono sempre io qui con il mio amico Guru nella seconda parte di questo meraviglioso podcast. E siamo qua per entrare nel vivo dei playoff, andare a vedere un po' le quote anteposti, wild card game, le prime idee, insomma. E inizierei proprio dalle quote anteposte per il vincitore finale che vedono davanti a tutti i miei Baltimore Ravens a 3,30 e seguono i San Francisco 49ers a 5, Kansas City Chiefs a 5,50, New Orleans Saints a 7. Poi con i Green Bay Packers si sale in doppia cifra a 10, troviamo i New England Patriots a 13, Seattle Seahawks a 26, Philadelphia Eagles a 36 come i Vikings e come i Texans, poi abbiamo i Tennessee Titans a 41 e i Buffalo Bills a chiudere a 61. Io so che qui hai qualche cosa da dire. Sì, allora, due cose proprio al volo. Allora, la prima, senza ombra di dubbio, è che andando a vedere quel che è le quote ante poste qui riportate, salta agli occhi subito due cose. La prima è che c'è una squadra sopravvalutata e poi ce n'è una sottovalutata. Allora, la squadra sopravvalutata è Philadelphia, che dovrebbe stare a 70, 80, 100, 200, no, per dire no, se non regalano soldi, però dovrebbe stare più alta. È così bassa per due motivi. Primo, perché paga il vantaggio casa, cioè il fatto che stia in casa e con quel vantaggio del campo è una cosa che si fa sempre sentire. E in secondo luogo, il fatto che giochi contro Seattle, che non ha presenze titolari nel suo rushing game, perché come ben sai, Carson e Penny non recupereranno per questa partita. Sì, c'è la bestia, c'è C'è Marshall Lynch. Lynch, sì, che so che a te piace tanto, no? Chi non piace, no? Però anche se vai a vedere, insomma, la money line vincente della wild card, vedi che Seattle è favorita 1,76 e Philadelphia 2,10. Quindi voglio dire, cioè, il punto è che sì, sono favoriti, ma fino a un certo punto. E la squadra invece sottovalutata da questo anteposto, secondo me, è Houston. E ti spiego perché. Perché Houston, ma poi lo diremo più avanti quando andremo ad analizzare il bracket di quel che è la playoff È pictures. proprio la prima partita in programma, quindi io la analizzerei Allora, subito. andiamo subito. Bravissimo, andiamo subito. Allora, mi riallaccio qui, poi mi dici la tua impressione se dico una cosa che secondo te ci può stare o dico una nefandezza. Allora, la prima partita che si gioca appunto sabato 4 gennaio alle 22:35 GMT più 1 vede scendere in campo i padroni di casa dei Texas, Houston contro Buffalo Bills, un po' come hai detto Andrea anche prima, la rivelazione, no? Questi Buffalo. Sì. Un grande Josh Allen che li ha portati a giocarsi, tra l'altro, anche un buon record, perché comunque 10-6. Vabbè che la division è quella che è, quando è Miami e coso, Sì, però è buon record, però io vedo la qualità anche dal record sugli handicap against the spread ATS 9-5-2 ATS è un ottimo rendimento. Quindi vuol dire che lo è. qualcuno ha sbagliato i conti su Buffalo quest'anno. Perché, per esempio, Texans, nonostante abbia lo stesso record di 10-6 di Buffalo, nelle scommesse ha chiuso con un leggero negativo, 7-8-1 ATS. Segno che qualcuno ha sbagliato pure io, insomma. Quindi tu che mi dici? Mi dici Texans? Ah sì, ti dicevo, quindi per riallacciarmi al discorso, no? Qual era il punto? Beh, il punto è che sostanzialmente, a mio modo di vedere, per come guardo io qui le cose, vedo che Houston ha una grande occasione. Perché ha una grande occasione? Te lo vado a spiegare, no? Allora, illustriamo un attimino una parte di come vedo io la corsa al Super Bowl. Là, sempre oggettivamente, cioè parlo soggettivamente, non oggettivamente, cioè le mie impressioni. Chiaro, chiaro. Allora, Texas, essendo seed 4, allora, mo, diamo per, anticipiamo un attimo una cosa, presumiamo che, mo, con tutto il bene che ti voglio, rushing game, no? A modo zappa Derek Henry gara al terreno, no? E li porta a giocarsi il playoff a discapito di Pittsburgh e Dallas, no? Mi mancheranno un po' queste squadre, come ho detto prima, sono un po' nostalgico, però io New non lo so, England. ma ipotizziamo che i Patriots possano battere in casa i Titans o no?
Sì, anche io la vedo così, quindi andrebbero a sfidare Kansas City e Houston Bravissimo. con Quindi, Baltimore. essendo Patriots seed 3, se ne vanno a Kansas City contro Mounts. E qui c'è, come ti dicevo prima, la fine di un'era, no? Perché vedo che cosa? Vedo l'abdicazione, no? La fine di un ciclo, Patriots che passa lo scettro da re, da sovrano a Patrick Mounts. Quindi che ti sto dicendo? Ti sto dicendo che secondo me Texas potrebbe battere i Buffalo Bills. Ok? E una volta battuto i Bills, poi che cosa succederebbe? Che andrebbe a giocarsi la partita di Divisional Round, ok? In casa dei Baltimore Ravens, che hanno il vantaggio casa, come tu ben sai. Sì, Watson contro Jackson. Ok? Esatto. E qui viene la grande opportunità che ti dico, perché sì, è vero che i tuoi Ravens sono favoriti, che i tuoi Ravens sono i maggiori accreditati al titolo per via del fatto che hanno quell'animale lì, no? Lamar Jackson, l'evoluzione del quarterback che io ho preannunciato qualche mese fa. Ed è vero pure che Baltimore ha vinto 41-7 in stagione contro Houston. Però vedo la grande occasione è questa, perché secondo me questi Texans, con questo Deshaun Watson, questo rushing game, cioè, possono mettere in difficoltà i Ravens, perché poi il playoff è tutta un'altra cosa. Quindi il discorso vale, io vedo Texas che batte Ravens e se ne va in finale di conference contro la vincente tra Patriots e Kansas City, che è per me Kansas City. Quindi io vedo la finale della AFC, Texans contro CF. Ok? Quindi per ritornare al discorso dei cose, quindi vedo Houston, che ho consigliato anche in Moneyline, poi darò comunque i miei pronostici, usciranno domani, dopodomani, intanto a te te li ho già mandati, perché come sapete non è che io e lui siamo due persone disgiunte, io e lui comunichiamo, io e Guru, ci Certo. confrontiamo. Sì, no, poi anch'io volevo dire che queste sono prime idee che facciamo in Sì, podcast, certo. anche le giocate mie ufficiali usciranno, penso, venerdì, Giovedì e venerdì, un no? po' È più a palese che ridosso. se, è palese che se giovedì Deshaun Watson fa muore il cane, spero di no, Vabbè, scivola su una buccia di banana sì, quello e cioè chiaro. non gioca e dà full per la partita, è chiaro che cambia tutta la mia idea, ovviamente, no? È palese. Quindi io vedo Houston vincente e i Patriots che riescono anche forse a coprire questo spread handicap, anche se sono uscito un po' più corto, io con meno 2,5 mi prendo un field goal, 4,5 è sempre. Ricordiamo che il primo wild card game è quello che abbiamo appena discusso, Houston Texans contro Buffalo Bills, Texans handicap meno 2,5, mentre l'altro è New England Patriots contro Tennessee Titans, Patriots meno 4,5. Bravissimo, sì. Quindi vedo loro due vincenti, diciamo. Quindi per riepilogare, come ti dicevo, finale AFC, Texas contro Kansas City. Ma questo poi ne riparleremo poi nel prossimo podcast quando andremo a esaminare il Divisional Round, no? Se i Texans passano, i Patriots passano, poi li analizzeremo con le quote, Certo, eccetera. certo. Però era per dire una cosa. E quindi poi una tra Kansas City e Houston che se ne va al Super Bowl. Poi chi sia, immagino Kansas City, però non lo so, spero Kansas City. Di qua invece è molto più semplice. Tu mi dici, ma com'è più semplice? Di qua sono più forti. Eh sì, è vero, perché purtroppo nella NFL c'è da rifare tutto il zonale, perché la NFC è troppo più squilibrata rispetto alla AFC, ma nettamente. E diciamo anche i due wild card round di NFC, così Sì. diciamo anche le linee, e sono Dimmi, New dimmi. Orleans Saints contro Minnesota Vikings. I Saints sono dati a meno 7,5, e poi ci sono i Philadelphia Eagles, di cui abbiamo parlato anche prima, contro i Seattle Seahawks, Eagles a più 2. Sì, allora, la mia idea che mi sono fatto anche qui è semplice. Allora, come ho detto, il peggior abbinamento possibile. Se tu mi dici, ma chi è che non volevi prendere? Ti dico, Guru, io sinceramente non volevo prendere i Saints. Perché i Saints, come ti ho detto più volte, li vedo al Super Bowl. Ma francamente, proprio pure vincenti. Perché hanno una squadra troppo più forte rispetto alle altre, secondo me, per come ti ripeto, per come guardo io le cose, per come analizzo io il football. Quindi, sinceramente, andando a vedere il playoff pictures, vincendo i Saints contro Minnesota con Dalvin Cook che dovrebbe giocare, però sai, c'ha tutte e due le spalle crepate, e di qua, sinceramente, anche col vantaggio campo, se devo prendermene una, mi prendo sempre Seattle perché Russell Wilson è da MVP Sì. quest'anno. Cosa succederebbe? Che passerebbe il seed 3 e il seed 5. Qui Quindi siamo andati sempre primi. avremmo Green Bay New Orleans. Esattamente, bravissimo. Questo comporterebbe che, se
San Francisco se la gioca contro Seattle, e ti dico una cosa, Seattle vince contro San Francisco, ha già vinto all'overtime, però vincono per me, perché San Francisco non è... San Francisco, se vai a vedere lo scheduler, ha fatto come Marcello Lippi, cioè scusami, come Fabio Capello, forte con i deboli, deboli con i forti, nel senso che ha sempre vinto contro le scarse tra virgolette, e ha sempre perso quando si trattava di affrontare qualcuno di serio, tanto che quando il calendario si è intensificato è diventato più difficile, anche i numeri difensivi in generale di rendimento sono scesi parecchio. Bravissimo, prima parte di stagione con un calendario semplice, cioè, avevano dei numeri impressionanti, 13-14 punti subiti, una cosa mai vista. Vita mia, vabbè, ma d'altronde, ma come la difesa dei Patriots, che è stata per lungo tempo la migliore della Lega, ma è facile quando affronti Miami, quando affronti Washington, quando affronti pure Cincinnati, Cleveland, poi quando inizi a prendere Seattle te ne fa 36, quello è il punto. Quindi ti dico, vedo Seattle contro San Francisco e Saints contro i Packers, e se tu mi dici qual è la partita più bella, dico Saints contro i Packers, in cui penso che vinceranno i Saints, come di qua penso che vinceranno i Seattle. Quindi di qua sarebbe la finale Seattle contro Saints, e di là dicevamo Houston contro Kansas City. Quindi come un ipotetico Super Bowl Kansas City contro Seattle o Kansas City contro New Orleans, cioè, però direi New Orleans. Allora, guarda, questa era per esaminare. Io ti dico che la penso quasi uguale a te, tranne che per i Ravens, bravo, secondo me i Ravens vincono contro Houston e poi si vanno a giocare la finale di AFC contro Kansas City, e lì diventa un altro discorso. Lì poi vediamo, esatto, e la penso abbastanza come te anche dall'altra parte. New Orleans dovrebbe passare, se la gioca con Green Bay. Io Green Bay l'ho sottovalutata quest'anno. No, però non è che tu l'hai sottovalutata, è che oggettivamente è stata aiutata tanto da... Se ci sono uscite delle statistiche postate pure da siti autorevoli, che non siamo qui a citare, e qui facciamo vedere come nell'ultimo decennio la squadra, vuoi o non vuoi, che ha beneficiato di più di chiamate arbitrali discutibili sia proprio Green Bay. Sono stati un po' aiutati dagli arbitri, un po' hanno vinto 4 partite all'ultimo secondo, che tu dici sì, ma è un sintomo di forza, ma a volte è anche di fortuna. Mi ricordo la partita contro Carolina, che sono venuto qui a winare, in cui gli è girata una tempesta di neve contro a Carolina, una cosa mai vista in tutta la mia vita, non ho mai visto, cioè, ma parliamo dell'America, non parliamo di Trieste, cioè parliamo di un posto in cui da anni il vento soffia in un certo modo, capito che voglio dire? Io comunque, continuando il discorso, direi nella sfida tra Rodgers e Breeze vado su New Orleans, che quindi arriverebbe in finale. Dall'altra parte, anche secondo me, Seattle batterà Philadelphia, e poi San Francisco contro Seattle è carina. Io spero che Seattle arrivi al Super Bowl sotto. Se la merita. Però a parte Philadelphia avrebbe due ostacoli grossi, cioè anche se passi il primo, San Francisco è già, secondo me, non è così facile, e poi c'è New Orleans, che come dici te, bravo, forse è la squadra più completa e quella che mi piace di più per la vittoria del Super Bowl. L'armata, New Orleans è un'armata. E quindi superare due ostacoli del genere, se li supera dopo vincono il Super Bowl, secondo me. Perché a quel punto sarebbero veramente carichi. Però, come dicevi, problemi sulle corse, è vero, c'è Russell Wilson che è un grande giocatore, però sì, anch'io vedo probabilmente in finale New Orleans, in finale di NFC New Orleans che vince, poi si va a giocare il Super Bowl. Io sinceramente tra Kansas City e Baltimore non saprei che dire, sempre se sarà così. Pensare così, certo. E quindi diciamo che il Super Bowl che mi aspetto di più è Kansas City contro New Orleans. Esatto, diciamo che è quello che mi aspetto pure io. Cioè, se tu ad oggi mi dici, mi fai una accoppiata Super Bowl, ti dico CF Saints. Sì, anch'io. Ma perché San Francisco non è così preparata come si pensa, e i Packers non valgono quello che dice tante volte i numeri dicono sempre la verità, però in questo caso possono anche mentire, uno dei pochi casi, e quei Packers, cioè i Packers non valgono quel 13-3 e
che seed 2, Quindi tu mai nella vita. mi dici che ai divisional c'è un seed 1 e un seed 2 in NFC entrambi sopravvalutati. Ed Sì. E effettivamente ci sta, ci sta. la cosa è che se tecnicamente Seattle avesse vinto contro San Francisco al Monday Night ieri sera, l'altra sera, sarebbe stato i Saints seed 1 e noi dico i Vikings saremmo andati a giocare contro Seattle E noi saremmo andati in cassa con Saints, miglior record di NFC, tra parentesi. quanto ha spostato quel millimetro di touchdown annotato. Tra l'altro è stato l'unico errore della mia Week 17, quindi Ah sì. veramente male, brutta quella cosa, va bene. Comunque saranno dei bellissimi playoff che seguiremo, magari ci tornerai a trovare anche per i Ma divisional volentieri per la round. regional round. Ti dico l'ultima cosa, poi chiudiamo. Se mi dici adesso su chi li vuoi mettere, su chi vuoi mettere un cipino, no? Nel senso, cioè, guardando adesso all'ante, sono rimaste in 12, no? Dici, ti posso dire che secondo me Houston e Minnesota a 36 hanno sicuramente valore. Chi non mi sento di dirti che ha valore sono San Francisco a 5 e Green Bay a 10, ma pure Ravens a 3,30. Quindi tecnicamente diciamo, a sensazione, a idea, mi piace Kansas City 5,5, Saints 7 e Seattle a 26, si gioca sempre, Minnesota a 36, Houston a 36. Mi dici sì, ma non stiamo giocando il golf. Ed è vero, certo, anche questo è vero. Io se devo fare un nome, uno secco, ti dico Saints a 7 è la quota che mi piace di più. Sì, come hai Subito detto dopo prima. arrivano i Chiefs a 5,50 e io come sorpresa, per quanto detto prima, mi piace, si potrebbe mettere un cipino su Seahawks a 26, per quanto detto. Bravissimo, esattamente. Cioè, se tu mi dici le tre quote più di valore, nell'ordine che hai detto te, Saints 7, Kansas City 5,5, Seattle 26. Esattamente queste. Sì. Va bene, Mi come piace che detto, siamo allineati, quindi, come siamo sempre. abbastanza allineati tranne il punto su Baltimore. Sì. E poi io non lo so, non vorrei vedere sorprese proprio dai Bills nella prima Houston, non lo so. Adesso non me la C'è sono una brutta ancora vista. sensazione. Non lo so, i Bills sono stati così tanto sorprendenti quest'anno che. Però quello che dici tu è giustissimo, poi ovviamente giustamente il vantaggio è per Houston. Non lo so, ne vedremo, ne parleremo ancora giovedì e venerdì in attesa delle pick ufficiali per i wild card game. E io direi che siamo arrivati in fondo, Sì, abbiamo siamo parlato arrivati un in po' di fondo, diciamo tutto. solo diamo un appuntamento, dunque ci risentiamo qui prossima settimana per il Divisional Round, se mi vorrai ospitare, non mi ospiti mai. Certamente, io ti ospito ogni round Ogni round, per quanto ok, riguarda i playoff, se tu vuoi venire. Quindi ci ritroviamo la prossima settimana per vedere i risultati di wild card, discuterli insieme, sperare di aver fatto delle belle casse, delle buone intuizioni. speriamo. E ovviamente per parlare della grande attesa, come dici te, i soldi veri si fanno nei divisional round. Assolutamente, Divisional Round è quello che ti porta assolutamente più profitto, cioè per esperienza mia ti dico. Ok, quindi non l'avrei mai detto, ma quest'anno si tifa Saints. E lo dici a me, che sono i miei arcinemici. Esatto. Va bene, io ti ringrazio Morfeo e ti Ringrazio auguro io un te. buon fine, un buon inizio anno, come lo auguro a tutti i nostri ascoltatori. Tanti auguri a tutti, buon anno quindi ragazzi. E anche per l'ultimo dell'anno e per il primo La dell'anno, frase, no? ricordate di puntare sempre con. La testa. Ciao a tutti, ciao e buona Ciao. NFL. Wow, ciao.